Uomini e donne, ecco chi si è sposato e ha avuto un bambino nel 2017 Wim Zuiden. Il 2017 è stato un anno molto fortunato per alcune coppie del dating show di Maria De Filippi, ecco chi si è sposato. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su Cancelletto Uomini e Donne, il dating show che tornerà in onda lunedì 8 gennaio. Le ultime novità ci rivelano che il 2017 è stato un anno particolarmente fortunato per alcune coppie del programma ideato da Maria De Filippi, all'opposto di Soleil Sorghè e Luca Onestini o Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini, video, che hanno visto naufragare la loro relazione a fine dicembre. Ma andiamo a svelare quale coppia ha coronato il loro sogno d'amore, proseguendo con la lettura dei paragrafi qui sotto. News Uomini e Donne, ecco le coppie che si sono sposate. Elga e Nardù e Diego Daddi sono diventati marito e moglie il 21 ottobre 2017 nella bellissima Sardegna, terra nativa di lei. Come saprete Diego Daddi, l'ex corteggiatore aveva deciso di trasferirsi sull'isola sarda per stare accanto ad Elga. Due avevano cominciato la frequentazione in modo anomalo, visto che lei aveva ricevuto un secco rifiuto da Marcello Fuentes, mentre Daddi aveva detto di no a Claudia Piumetto. Di qui la nascita del loro grande amore, che ha visto notevoli alti e bassi per via dall'età. Alla fine l'amore ha avuto la meglio, tanto che i due sognano di allargare presto la famiglia. Poi è toccato il turno di Mario De Felice e Karen Scadà, che si sono scelti anche loro in modo atipico. Infatti Mario De Felice aveva avuto una breve relazione con Ramona Amodeo per poi entrare nelle grazie dell'attrice Giuliana Desio. Fino all'incontro con Karen Scadà, una delle corteggiatrici di Andrea Offredi. A proposito De Felice ha rivelato di aver conosciuto Karen nel 2016, mentre a luglio 2017 è nata la piccola Svami. Inoltre il 7 ottobre hanno deciso di convolare a nozze per celebrare il loro grande amore. Gossip Uomini e Donne, ecco chi ha avuto un bambino. Marco Fantini e Beatrice Valli hanno superato con determinazione una grave crisi sopraggiunta in 3 anni di relazione. Infatti la coppia aveva deciso di lasciarsi nell'estate del 2016 per poi tornare a frequentarsi nuovamente fino alla decisione di tornare a vivere insieme per amore soprattutto del piccolo Alessandro, figlio avuto da una precedente relazione della Valli. La coppia si è stabilita a Milano dove il 30 giugno 2017 ha dato il benvenuto a Bianca, la loro primogenita. Infine Aldo Palmieri e Alessia Camarota hanno scelto di avere un secondo bambino, poco dopo aver superato le difficoltà matrimoniali. Come ricorderete Aldo aveva lasciato la madre di suo figlio Niccolò per una ragazza conosciuta durante le serate. A proposito Alessia aveva comunque deciso di restargli accanto fino alla riappacificazione coronata con la nascita di Leonardo il 19 ottobre del 2017. Per continuare a leggere le notizie su Uomini e Donne, video, non dimenticatevi di cliccare segui, sotto il video ed accanto al nome dell'autore.